Queste sono le On Cloud Eclipse e sono scarpe adatte per tutti gli allenamenti di tutti i giorni, ma anche eventualmente per delle corse intense. Rappresentano, secondo me, una scarpa unica presente sul mercato, e per capirlo, come al solito, partiamo dalle specifiche. Pesa 280 grammi nella taglia US 9, Drop 6, struttura barchetta, intorno ai 40 mm di altezza dal suolo nel tallone, quindi 34 nell'avampiede. Qualcuno dice qualcosina in più, sicuramente più alta rispetto alle Cloud Monster. Ha però una caratteristica particolare, perché è uno spazio importante nell'avampiede, nella parte centrale, nel mesopiede, un restringimento importantissimo nel tallone. Comunque è abbastanza larga e soprattutto contiene una piastra non in fibra di carbonio ma in nylon, che consente una stabilità eccezionale. Queste comunque sono le 10 cose che mi sono piaciute, le due cose che avrei cambiato e soprattutto a chi ha dato questa scarpa. Ho apprezzato tantissimo lo spazio nell'avampiede, finalmente una scarpa che non è zero drop ma che comunque ha uno spazio importante nell'avampiede stesso. Mi è piaciuto il fatto che questa tomaia sia particolarmente morbida e al tempo stesso accomoda il piede in maniera piacevole. La linguetta è a soffietto, utilizza una struttura in knit che non si sposta in nessun modo, nemmeno se avete un piede particolarmente grosso, tra virgolette. I lacci, come al solito, sono particolari, tolgo lo stride per mostrarli in maniera precisa. Mi è piaciuto il fatto che sono comunque lunghissimi e che quindi si allacciano in maniera piacevole. Ho anche amato il fatto che questi nastrini di colore giallo di fatto attraggono, non so dirvi per quale ragione fisica, il laccio stesso, e di conseguenza questa struttura è particolarmente efficace dal mio punto di vista. L'unico aspetto forse da considerare è che, ma secondo me è assolutamente voluto, che il primo nastrino è abbastanza largo e di conseguenza potreste avere qualche problema di allacciatura nella parte superiore. Ho amato inoltre il fatto che questa scarpa è assolutamente ecologica, utilizza il processo di tintura in pasta che consente quindi di ridurre il 90% di acqua nella produzione di questa scarpa. Mi è piaciuta pure la struttura della tomaia, che non l'ho provata a Dubai ma comunque è secondo me molto traspirante, e in effetti è presente una quantità importante di fori nella parte anteriore. Secondo me anche a 50 gradi la potreste usare senza nessun problema. Ha poi un nastrino nella parte superiore della linguetta che consente comunque di far entrare il piede all'interno della scarpa stessa. Ho amato che comunque il tallone sia rigido ma non così rigido, che si pieghi al suo interno e soprattutto che rispetto alla Cloud Monster non crei nessun problema di irritazione nel tendine d'Achille, cosa che invece si era verificata col modello precedente. Questa di fatto l'ho devastata nei giorni scorsi in Valle Olona e si è rovinata un pochino rispetto a quando l'ho estratta dalla scatola, ma sicuramente ho apprezzato il fatto che resta comunque molto durevole grazie soprattutto alla presenza di questa schiuma Elion, che secondo me è sia reattiva sia veloce ma al tempo stesso ha anche morbida, grazie in effetti a questa nuova struttura Cloud Tech Face, che era stata lanciata nel modello Cloud Surfer, che probabilmente testerò nei prossimi giorni. A livello di numero suggerisco esattamente lo stesso numero di tutte le aziende americane, in particolar modo dell'azienda più famosa, perché se di fatto la scarpa è comunque leggermente un po' più larga, al tempo stesso comunque non ho notato il bisogno di comprare mezzo numero in più, cosa che invece avevo fatto per le Cloud Monster, ma secondo me in questo caso suggerisco davvero stesso numero. Ho amato poi il rocker abbastanza pronunciato, quindi la struttura barchetta che consente a chi avesse problemi di proiezione in avanti di farlo in maniera automatica. La scarpa è rigida ma non è così rigida e comunque vi consente di proiettarvi in avanti anche grazie appunto a questa schiuma Elion, che secondo me ha una doppia densità: nella parte superiore leggermente più dura, nella parte inferiore leggermente più morbida. E poi l'utilizzo di questa struttura Cloud Tech Phase combinata anche con il fatto che c'è questo speedboard nella parte centrale vi consente comunque stabilità, reattività e al tempo stesso di correre in maniera piacevole a tutti i ritmi e a tutte le velocità. Tra l'altro sarebbe leggero se vi iscriveste al canale per non perdere ulteriori recensioni di tutto quello che gira intorno al mondo della corsa. Saranno copiose anche in casa On.
Ho amato tantissimo il battistrada in questa versione. Ho aumentato la quantità di gomma presente nel battistrada stesso e soprattutto si estende nell'avampiede in maniera più importante, ma anche nel tallone stesso. E soprattutto, secondo me, la gomma è leggermente più durevole, forse è lo stesso materiale, ma sicuramente la quantità presente vi consente di utilizzare questa scarpa sicuramente a lungo. E soprattutto è stato tolto il foro della parte centrale che faceva entrare i sassi. La scarpa consente di gestire al meglio tutti i cambi di direzione, anche grazie al fatto che rispetto al modello Cloud Monster questa scarpa è sicuramente più ampia nell'avampiede e invece ha un restringimento più importante che, come vedremo tra poco, consente di correre leggermente più velocemente, soprattutto se avete il motore. Ho amato inoltre il cambio di design che ha visto nella parte posteriore una segmentazione più importante con una possibilità di smorzamento delle forze migliore, nonostante la scarpa sia, come ho già detto, alta 40 mm. Ho amato anche il fatto che rispetto ai modelli precedenti lo speedboard, che è la piastra che consente la stabilità, è stata abbassata a livello di contatto con il suolo e questa cosa, grazie anche alla combinazione di mescola leggermente più morbida, vi consente di correre davvero velocemente e di non sentire i problemi che invece erano stati evidenziati da qualcuno, dove secondo me la piastra fosse troppo a contatto con il piede poteva creare una sensazione di durezza che ovviamente non fa mai piacere correndo. Ho inoltre apprezzato il fatto che questa scarpa utilizzi una struttura ad albero nell'avampiede. Ci sono dei piccoli fori, ma che comunque non fanno entrare nessun sasso. Questa scarpa comunque, proprio per questa segmentazione, offre una stabilità importante e quindi, anche se è una scarpa neutra, comunque vi offre una sorta di stabilità abbastanza buona, soprattutto quando dovete correre dei lunghi qualificati e comunque siete abbastanza stanchi. Mi sposto sempre perché non mi piace farmi mordere il piede dal mio coniglio. Comunque, a livello di ritmi, questa scarpa è destinata sia a chi volesse correre lentamente. Se appoggiate di tallone, la sensazione è molto piacevole, anche se forse ha un aspetto particolare che con il freddo tende ad indurirsi questa mescola Alion, ma invece con il caldo è assolutamente molto morbida. Ma soprattutto anche a chi volesse correre velocemente, non cercasse una piastra in fibra di carbonio, perché la struttura è molto diversa rispetto alle altre scarpe, ovviamente non quella da gara di On, e questa scarpa vi potrebbe davvero far correre velocemente anche a 3,30 al chilometro senza nessun problema, e soprattutto è pensata per lunghi molto veloci e qualificati, ma anche per correre in maniera piacevole per tutte le velocità e per tutte le distanze. L'ho francamente utilizzata forse troppo nei giorni scorsi, ad ogni modo mi è piaciuta tantissimo proprio per questa capacità di permettere di correre a tutti i ritmi. La consiglio quindi al podista amatore evoluto eppure non. Secondo me può essere adatta anche a chi pesasse fino agli 80 kg. Tenete conto che si estrae la soletta e quindi può essere sostituita con dei plantari personalizzati. Secondo me la scarpa comunque si piega al suo interno e quindi assolutamente è una scarpa per podisti neutri, comunque però raccomandata anche se pesate fino agli 80 kg, e soprattutto se pesate 60 kg la suggerisco, perché per tutte le corse lente di tutti i giorni potrebbe assolutamente essere la soluzione ideale. A livello di durata, la scarpa tenderà a durare assolutamente a lungo, i materiali sono davvero di qualità. L'unico aspetto forse che potrebbe creare qualche problema è legato al battistrada, nel caso in cui strisciate nella parte posteriore potrebbe rovinarsi, anche se non lo fa in maniera così rapida come invece succedeva con le Cloud Monster, proprio perché la gomma è stata rinforzata rispetto ai modelli precedenti. Non sono ovviamente tutte rose e fiori, sono due le cose che non mi sono piaciute. La prima assolutamente legata a chi corre con me, per chi appoggiasse di mesopiede, la presenza dello speedboard potrebbe creare un suono abbastanza importante che ovviamente distrae la corsa. Nel mio caso ascolto la musica quando corro da solo, soprattutto se non corro velocemente, però sappiate che potreste, appoggiando proprio di mesopiede, sentire questo battito che forse non è così piacevole per chi corre con voi. L'altro aspetto da tenere in considerazione è che l'allacciatura è sicuramente migliorata, ma il primo anello potrebbe creare dei problemi, nel senso che
si allaccia in maniera un po' più difficile, diventa difficile stringere in maniera importante. Chiaramente il bloccaggio del piede è garantito dal fatto che il tallone è ben solido, però sappiate che questa cosa potrebbe per alcuni creare dei problemi, ma secondo me il design è pensato proprio per permettere un'allacciatura molto rilassata e effettivamente questa scarpa non è pensata per gareggiare. In conclusione, ho amato tantissimo questa Cloud Eclipse perché vi consente di correre in lenti davvero in maniera molto piacevole e anche aumentare la velocità grazie al fatto che la struttura a barchetta e lo spazio nell'avampiede sia importante, soprattutto per la presenza di questo speedboard che vi consente comunque di proiettarvi in avanti. Ho amato davvero questa scarpa per tutte le corse lente e anche per quelle leggermente veloci svolte in questi giorni post infortunio. La suggerisco a tutti i podisti amatori sotto gli 80 kg. Voi nel frattempo stay strong, keep running. Ci vediamo alla prossima. Io vado a ritirare il coniglio perché qua sta diventando buio. Ciao, alla prossima.